Se accoglienza significa dare ristoro a chi scappa dalla guerra, a chi scappa da una persecuzione o da una tortura, quello è un principio sacrosanto, di buon senso e sancito dalle convenzioni internazionali. Però se accoglienza significa quello che è accaduto al CARA di Mineo, quello che è accaduto al CARA di Isola Capo Rizzuto o quello che è accaduto con Mafia Capitale, quella non è accoglienza ma è il business dell'immigrazione clandestina che purtroppo il nostro governo con una gestione dissennata ha alimentato e di cui è tristemente complice. Ma quella è malavita, non è accoglienza. Appunto, l'accoglienza è una cosa seria. Purtroppo siamo scaduti, purtroppo il metodo di gestione che è accaduto nel nostro paese, di cui c'è una responsabilità grave, enorme. Una domanda sola, chi fugge dalla guerra, uno che è a rischio di morire, uno che è a rischio di morire per armi che gli vengono puntate contro, il cristiano o lo yazida che fugge dall'Iraq, e uno che fugge dalla fame, secondo lei sono molto diversi? Guardi, dalla morte per fame. Ci sono delle regole internazionali. A me piacerebbe accogliere tutti. Purtroppo noi non possiamo prendere un miliardo di africani e portarli nel nostro paese.